Belle donne, buongiorno e benvenute in questo nuovo video in collaborazione con Anna Luisa. Voi sapete che io per tutto il 2023 collaboro con Anna Luisa in qualità di ambassador. Sono felicissima di questa collaborazione perché è un'azienda di cui ho grande stima. Innanzitutto produce dei gioielli che sono economicamente molto accessibili, molto belli, dal design pulito, elegante, resistenti nel tempo, che non scoloriscono, che non opacizzano, ed è un'azienda con grande, grandissima attenzione alla sostenibilità ambientale. Infatti è certificata sia carbon free, quindi a zero emissioni di anidride carbonica, sia climate free, e quindi i suoi processi produttivi non hanno impatto sul cambiamento climatico. Naturalmente anche per questa collaborazione mi hanno mandato delle cose bellissime che tra poco vi mostro, ma prima vi voglio ricordare che qui sotto in info box trovate il mio link personalizzato che vi conduce direttamente al sito. E per i vostri acquisti potete usufruire di uno sconto del 20% inserendo in fase di checkout il mio codice che è ZOEFASHION20. Allora, cominciamo un po' a entrare nel vivo della questione. Io sono contentissima perché ho ricevuto 4 collane. Ultimamente sono davvero in fissa con le collane e mi piacciono i gioielli che si vedono, ma senza essere troppo vistosi, troppo esagerati, esattamente come per esempio quello che sto indossando adesso, che è un gioiello della nuova collezione, uscito per questa primavera-estate, si chiama Kensi. Ed è realizzato in oro e madreperla. Mi avvicino, ve lo faccio vedere meglio. Io questo collier lo amo follemente. Ecco, guardate com'è, è una forma rettangolare stondata con all'interno una madreperla, direi anche piuttosto grande e bella luminosa, mentre invece la catenina è in oro, sottile ma lavorata. Vedete che ha una lavorazione un po' particolare. Naturalmente tutte le catenine hanno la possibilità di essere allacciate un po' più lunghe o un po' più corte perché hanno l'anellino che permette di scegliere la misura. Sono leggerissime, non si sentono e rimangono sempre belle lucide. Io ne ho altre di Anna Luisa che mi sono state inviate per altre collaborazioni e sono rimaste assolutamente identiche, lucide, splendenti, senza nessun tipo di difetto. Stessa cosa vale per gli orecchini, anche questi sono orecchini in oro che mi sono stati inviati alle altre collaborazioni. E ho pensato appunto di abbinarli a questo collier che adoro, ma come vi dicevo, non è l'unico che ho ricevuto, ce ne sono altri tre, quindi adesso vado a mostrarveli. Vale la pena quando ve li mostro che io vi faccia vedere anche il packaging, magari qualcuno di voi non se lo ricorda, però il ciclo di sostenibilità di Anna Luisa prevede anche tutta la parte packaging, quindi i gioielli vi vengono spediti in delle scatoline di cartone, che è cartone riciclato. All'interno abbiamo il loro messaggio di benvenuto e di presentazione, e i gioielli sono inseriti in queste bustine che sono di cotone, un bel cotone grosso, naturalmente con il logo, magari su questo verde si vede meglio, un bel cotone grosso, diciamo bello sostenuto, che si può riutilizzare in mille altri modi. Vediamo che cosa c'è qui dentro. Qui abbiamo un collier che si chiama Mish e che io desideravo da tantissimo tempo, forse si vede meglio così, ed è un collier in argento con una pietra dura verde che si chiama Avventurina. Ed è un bel verde giada, diciamo, quindi un colore bellissimo sia d'estate che d'inverno. Io lo vedo bene in entrambe le stagioni. Chiaramente questo verde così brillante ricorda decisamente l'estate e la primavera, ma state tranquille che io lo porterò anche d'inverno. Luminosissimo e perfetto, secondo me, soprattutto da giorno. E lo vedo molto bene, per esempio, con un jeans e una camicia col collo leggermente aperto e la mia bella catenina color argento e la pietra verde, secondo me è proprio stupendo. Mentre invece qui ho lo stesso mesh, ma è montato in oro.
Si dovrebbe vedere che il colore è diverso, è proprio montato sulla catenina d'oro e la cosa bella di questa catena è che è piuttosto grande. È costituita da maglie dalla forma diversa tra di loro, alcune sono più corte, altre più allungate e è inutile dirlo, il color oro con questo bel verde brillante sta una meraviglia. Anche qui abbiamo l'avventurina. Ed ecco Mish indossato in versione oro. Però io adesso vi vorrei far vedere un piccolo trick. Fate molta attenzione. Una cosa molto carina che noi possiamo fare con questi ciondoli è di separarli dalla loro catenina e utilizzarli inseriti in un orecchino. Adesso io prendo questo orecchino qua che vediamo se riesco a mostrarvelo in maniera visibile. Vabbè, è un orecchino piccolino a forma ovale, semplicissimo. Io gli inserisco il mio ciondolino con mesh montato in argento e poi lo posso utilizzare rendendo appunto la mia semplicissima anellina in argento un po' più elaborata e appunto con il ciondolino verde. E la stessa cosa posso fare anche con gli orecchini d'oro e il ciondolino oro. Adesso ve lo mostro. Eccomi qua, sono andata a prendere questo orecchino in oro che appunto ho ricevuto nella scorsa collaborazione, che ha questa anellina appesa qui. Io posso eliminare questa anellina e inserire al suo posto il mio ciondolino di mesh in oro. Ma non è finita qui, perché il mio meraviglioso ciondolo in madreperla Kensi, che ho indossato sino a pochi minuti fa e che io adoro, non è stato realizzato solo in oro giallo e madreperla, ma anche in un altro materiale. Vi presento Kensi in versione malachite verde con montatura in oro. È di una bellezza allucinante. Adesso lo indosso subito perché per me questo è veramente una roba che toglie il fiato. Eccolo qua. Guardate che meraviglia. Questa catenina è più sottile, si vede poco e poi ha questi specie di pallini, nodini che la rendono leggermente più visibile, però è proprio sottile, molto molto fine, molto raffinata, molto elegante e questo gioiello in malachite, questo ciondolo in malachite appeso è davvero stupendo. Inutile dire che se decidete di utilizzare il ciondolo con un orecchino, dopo potete naturalmente utilizzare la catenina avvolgendola attorno al polso a mo' di bracciale. E quindi direi che l'utilizzo di questi gioielli è estremamente versatile, estremamente flessibile e vi dà la possibilità di abbinarli veramente a tutto e di creare tanti look diversi. Per esempio, questi sono i due Kensi indossati insieme, versione madreperla e versione malachite. Oh, io non ci posso fare niente. Questi due ciondoli li adoro, non riesco a staccarmene, mi piacciono tantissimo. Bene, belle donne, io sto registrando questo video in agosto, ma in realtà lo vedrete in settembre ed è un video proprio studiato per settembre, perché settembre è il mese del rientro, rientriamo al lavoro, ritorniamo alla routine, ma è anche un mese di cerimonie. Io per esempio in settembre festeggio sia l'anniversario di matrimonio che il compleanno e quindi può essere un mese di celebrazioni, un mese in cui ci può far piacere ricevere o fare un regalo un po' più importante del solito, un regalo prezioso, elegante, che parli di noi e che faccia sì che chi lo riceve si ricordi di noi. Quindi nell'eventualità io vi ricordo ancora che qui sotto in info box c'è il link, il mio link diretto al sito di Anna Luisa, su cui potrete usufruire del 20% di sconto se nel checkout del vostro acquisto inserirete il codice ZOEFASHION20.
Bene, belle donne, io vi ringrazio per essere state con me, spero naturalmente che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile e se è stato così mi raccomando fatemelo sapere nei commenti, come sempre. Se non siete ancora iscritte al canale potete farlo adesso, basta cliccare su questa foto e se volete vedere tutti i miei video delle collaborazioni con Anna Luisa li trovate nella playlist dedicata a questa che si chiama Anna Luisa. Noi ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video e nel frattempo un bacione!